Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi giovedì 6 agosto. Il sole sorge in Puglia alle 5.53 e tramonta alle 20.04 minuti, in Basilicata sorge sempre alle 5.53 e tramonta alle 20.12, in Molise sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.18, la luna sorge alle 20.14 e tramonta alle 6.06, la fase lunare è la luna piena. Oggi la Chiesa festeggia la trasfigurazione del Signore. La liturgia romana leggeva il brano evangelico riferito all'episodio della trasfigurazione il sabato delle quattro tempora di Quaresima, mettendo così in relazione questo mistero con quello della Passione. Lo stesso evangelista Matteo inizia il racconto con le parole: «Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte si trasfigurò davanti a loro. Il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce». C'è in questo episodio una netta contrapposizione all'agonia dell'orto del Getsemani, la trasfigurazione che fa parte del mistero della salvezza e ben degna di una celebrazione liturgica che la Chiesa, sia in Occidente come anche in Oriente, festeggia oggi. Oggi inoltre ricordiamo San Glisente e Sant'Ormista. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'attrice Antonella Interlenghi, che compie 49 anni, all'ex Spice Girls e cantautrice inglese Jerry Halliwell, che compie 37 anni, e al pilota di Formula 1 di Locorotondo Vitantonio Liuzzi, che ne compie 28. Che cosa è accaduto il 6 agosto? Nel 1945 una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8.16 di mattina. Esplose ad un'altitudine di 576 metri con una potenza pari a 12.500 tonnellate di tritolo, uccidendo all'istante 80.000 persone e distruggendo circa l'80% dell'area edificata della città. Nel 1985 Matt Biondi, stabilendo il nuovo record mondiale, è il primo uomo al mondo a nuotare i 100 metri in stile libero sotto i 49 secondi. Nel 1993 Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Veritatis Splendor, indirizzata a tutti i vescovi della Chiesa Cattolica sulle questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa. E infine nel 2005 un ATR-72 della Tuninter, la compagnia charter della Tunisair, partito da Bari con destinazione Gerba, dopo un'ora circa dal decollo precipita a 12 miglia dalla costa di Palermo. Festival Ambiente edizione 2009, l'estate del Parco delle Dune Costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo. Ogni giovedì di agosto in riva al mare al tramonto escursioni a piedi tra la terra e il mare del parco per comprendere i fragili equilibri naturali dell'ecosistema costa tra foglie di posidonia, spiagge e dune. Tutto questo dalle 19 di ogni giovedì alla Casa del Parco presso l'ex stazione ferroviaria di Fontevecchia tra Torre Canne e Torre San Leonardo a Ostuni. Se i jeans si sono bucati, perché non provare a rinnovarli con un po' di fantasia? Basta acquistare in qualsiasi merceria dei piccoli fiori di stoffa che, cuciti sopra la parte lesa, nasconderanno il danno. I più creativi potranno divertirsi a disegnare e ritagliare da soli le loro forme preferite nel panno o nella stoffa per avere dei pantaloni sempre più fantasiosi. Immancabile l'oroscopo di oggi. Ariete, il successo professionale farà aumentare la fiducia in voi stessi, dandovi la capacità di mettervi in luce negli ambienti a cui tenete e di incrementare i vostri guadagni. Toro, se avvertite un diffuso senso di stanchezza e una certa irritabilità, correte ai ripari. Nel lavoro assumete un tono più rilassato e accondiscendente. Gemelli, in amore sarete dolci, disponibili, espansivi e vi sentirete inclini alle manifestazioni di affetto più di quanto non vi succeda di solito. Cancro, il nuovo trend economico contribuirà a risollevare il vostro spirito. Trascorrerete una serata indimenticabile, qualunque sia la vostra reale condizione.
Per il leone la luna porta qualche ansia nella sfera sentimentale, guarderete con una certa preoccupazione il partner e vi porrete molte domande circa la sincerità dei suoi sentimenti. Vergine, fermatevi e riprendete fiato, state correndo un po' troppo, del resto è comprensibile con i tanti astri che stanno attraversando il vostro cielo. Per la bilancia vi divertirete a stuzzicare il partner un po' per suscitarne la gelosia, ma anche per gettare qualche brivido nella sfera affettiva. Belle novità per i single. Per lo scorpione una giornata movimentata, passerete dall'euforia al nervosismo in più di un'occasione. L'umore, ad esempio, sarà un po' basso se non dedicherete del tempo al vostro benessere fisico. Per il Sagittario risultati molto interessanti e soddisfacenti ci sono per chi lavora soprattutto nel commercio. Da incorniciare la serata è intesa con la persona amata. Capricorno, la serata darà un ottimo impulso all'intesa affettiva e anche a quella più sensuale. Ascoltate i segnali che il vostro corpo vi manda. E ora per l'acquario, se sul lavoro dovete affrontare una situazione d'emergenza, arrangiatevi, ma in futuro pretendete la collaborazione di altri, buona nel complesso la vostra forma fisica. Infine pesci, mettete un freno e prendetevi un po' di relax, non tirate troppo la corda, soprattutto se lavorate per conto vostro. Prima di salutarci, le parole del nostro proverbio del giorno. Nacque per nulla chi vive solo per sé. Io vi do appuntamento a domani mattina naturalmente con l'almanacco su Antenna Sud. Vi ricordo che per scriverci basta contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Arrivederci a domani.